un minuto di silenzio per i morti della Valle del Sabato, per tutte le vittime di questa valle, in parte probabilmente provocata da inquinamento e quant'altro. Un minuto di silenzio per le vittime della Valle dei Veleni e nel giorno del lutto nazionale, anche per chi è rimasto sotto le macerie del terremoto che ha scosso il centro Italia. Si apre così la marcia per la salute e l'ambiente indetta dai comitati che si battono per la riqualificazione della zona. Un corteo partecipato e determinato, in testa a lungo serpentone i bambini accompagnati dai genitori e poi sindaci, amministratori, associazioni, partiti politici, pezzi di sindacato. Partenza dalla Novo Legno e arrivo davanti allo Stir di Piano d'Ardine, una via crucis tra industrie, stabilimenti, impianti per il trattamento dei rifiuti che, sostengono i residenti, ci stanno avvelenando. La parola d'ordine è mo basta, la richiesta è quella di fare monitoraggi, indagini epidemiologiche, avviare un risanamento della valle. Vogliamo sperare, non respirare, ripetono i cittadini. Il problema non è il singolo impianto, la singola industria, ma l'insieme delle attività che insistono sulla zona, una concentrazione che rende l'aria irrespirabile. Il comitato, con il suo presidente Franco Mazza, ha presentato anche un esposto in procura per chiedere alla magistratura di fare luce. Nel frattempo la Commissione europea ha bacchettato Regione e Governo per non aver rispettato il piano dell'aria approvato nel luglio 2007. La straordinaria partecipazione alla marcia dimostra che da oggi il dossier Valle del Sabato deve essere tirato fuori dal cassetto e finire in cima all'agenda della politica. Franco Mazza, ci siamo rotti i polmoni, recita lo striscione che portate. Sì, perché non ne possiamo più. La situazione per noi è insostenibile, è invivibile. Lo diciamo da tanti anni, lo diciamo con maggiore forza oggi in questa manifestazione che vedo molto partecipata e sono contento di questo. Noi apriamo questo corteo con i bambini davanti, perché sono il nostro futuro, la nostra speranza, sono i nostri figli e con loro abbiamo deciso di continuare a vivere in questa valle, ma chiediamo soltanto di vivere in un ambiente sereno, tranquillo, non inquinato. È questo che noi chiediamo ed è possibile. Nel 2016 non è possibile più la rozzezza del discorso o lavori o ti ammali. Questo non deve esistere, è possibile, sono possibili attività ecocompatibili ed è questo quello che noi vogliamo. Sindaco, anche a Tripalda c'è in marcia. Sì, siamo presenti, sono tanti colleghi amministratori perché il problema è particolarmente avvertito da noi ad Tripalda. In linea d'aria siamo più vicini noi sostanzialmente del centro di Avellino, da queste vari siti che potenzialmente o no sono delle bombe inquinanti. Come si può risolvere questa situazione? Guardi, si può risolvere partendo da incontrando innanzitutto coloro i quali hanno gli insediamenti in questa zona. Non possiamo più ragionare soltanto tra sindaci presso la prefettura, è necessario che ci siano gli interlocutori che questi problemi ambientali rischiano di creare. Sindaco, che cosa si può fare per risolvere l'inquinamento della Valle del Sabato? Ma intanto dobbiamo stabilire una volta per tutte che i rifiuti, l'umido in particolar modo, in questa valle non ci deve arrivare, perché quello che ha passato la mia popolazione con cittadini di Montefede nel mese di luglio e di agosto è intollerabile. È stato un mese e mezzo, due mesi praticamente, che di notte, di sera, di mattina non si respirava assolutamente. Quindi dobbiamo prendere queste decisioni in maniera netta e chiara. Con questa manifestazione che cosa cambia? Beh, intanto significa che c'è una sensibilità da parte dei cittadini, significa che c'è una sensibilità da parte di tutti, è una manifestazione civile e cambia che ci sia maggiore partecipazione. Sindaco, un problema che non è più rinviabile ormai, vista anche la partecipazione di oggi.
Il nostro rammarico, la nostra in effetti diciamo così insofferenza sulla questione, che è un argomento questo che stiamo già portando avanti da 10 anni, vedere ancora oggi cercare di sensibilizzare le popolazioni affinché si mettano in campo tutti quei meccanismi idonei e immaginabili per poter far sì che quest'area diventi un'area normale, comune come le altre. Anche la Chiesa in marcia a fare la sua parte. Sì, sono il parroco di Mano Calzate, San Barbato e Serre di Pratola e quindi mi sento in dovere di partecipare insieme a tutti i miei fedeli a questa manifestazione per ottenere sì che coloro i quali hanno questa responsabilità possono apportare quelle modifiche tali da consentire un benessere per tutti noi che abitiamo in queste zone. Don Luigi, la Chiesa è in piazza per fare la sua parte e partecipare a questa marcia. La Chiesa è ciascuno di noi, perché è cittadino di questa terra e noi abbiamo ricevuto la terra perché la possiamo custodire e la possiamo coltivare. Questo è il messaggio fondamentale dell'uomo, di cui la Chiesa si fa particolarmente carico attraverso l'insegnamento di Papa Francesco, il Laudato Si, Signore. Viviamo in questo clima. Le istituzioni vi ascolteranno? Io mi auguro che mi ascoltino gli uomini, le istituzioni poi è un secondo passaggio. Signora, la marcia è un successo, ma servirà secondo lei? Certo, tutto deve servire, altrimenti che la facciamo a fare? È inutile, no? Se uno parte così già scoraggiato è inutile marciare, noi abbiamo buone speranze. Come si vive nella Valle del Sabato? Dove sto io malissimo, male, perché sono a ridosso di un impianto dove trattano l'umido, quindi si può immaginare in che condizioni stiamo. Ormai è impossibile viverci. E siccome noi abbiamo sudato e continuiamo a sudare per restare in quel posto, perché quella è la terra che mi ha lasciato mio padre, dove io ho costruito con sacrifici quella casa, non ho nessuna intenzione di lasciarla. Saranno loro ad andare via. Signora, i bambini in prima fila a questa manifestazione, perché? Per il nostro e per il loro futuro, perché se non iniziamo noi loro non possono continuare questa battaglia, parte da noi, quindi loro in prima fila insieme a noi. Cosa c'è che non va in questa valle? Ci sono tante cose che non vanno, soprattutto riguardo al rispetto di quello che è l'ambiente ecologico. Ci sono stati dei danni in questi ultimi tempi che non sono danni permanenti, cioè sono danni che si protraggono per tempo e per tempo. Speriamo di trovare una soluzione, speriamo di mobilitare qualcosa negli animi e nelle istituzioni. La grande partecipazione a questa marcia significa che il problema non è più rinviabile, il problema della valle va risolto. Esatto, non possiamo più far finta di niente, perché qua le persone muoiono tutti i giorni e le istituzioni fanno finta di niente, dicono che non sono queste le cause, però ormai dobbiamo mobilitarci, non possiamo più restare fermi. Quali sono i problemi che si vivono quotidianamente per chi abita queste zone? Purtroppo adesso dalla telecamera non si può sentire, ma c'è una forte puzza qui, c'è il fumo, la mattina non si riesce a respirare, la pomeriggio, la sera, sempre. È uno schifo, la puzza che ci sto, non si può... Andare buona, vedete che hanno fuori. Lei dove vive? Vive qui? Sì, a San Barbato. Com'è la situazione? Come si vive? È critica la situazione. Quali problemi ci sono? Cattivi odori? Ma è troppo a puzza che si sente. E finestra aperta non possiamo aprire, non possiamo fare niente. Abbiamo sempre giusto, dai, mo sto. E non è cosa.